Signore e signori, ecco a voi Claudio Mojica. Grazie. Ormai Marco è una consuetudine, sempre al mio fianco, in qualsiasi parte, al ristorante, dappertutto, giusto? È un mio piccolo fan, adesso anche un piccolo poeta. Benvenuti a Teatro Centrale di Carbonia per presentare questa sinologia, questa antologia di poesia fatta dai bambini, un anno di laboratorio intenso, coordinate dalla professoressa Raffaella Pani e dall'insegnante della scuola elementare Nadia Pische, con il supporto di autori che poi vedrete tutta la sera esibirsi insieme ai bambini e ai ragazzi delle medie di Iglesias. È stato un anno intenso e molto proficuo per noi che siamo andati dai ragazzi, spero anche per loro che hanno fatto questa prima esperienza e speriamo prosegua anche nel tempo. Grazie anche a Lieto Colle che ha voluto, noi abbiamo rubato un piccolo progetto che avevamo visto alla casa editrice di Lieto Colle e quindi l'abbiamo voluto sposare, poi vi spiegheremo più avanti cos'è questo progetto con i vari ospiti e con il direttore editoriale della casa editrice. Oggi è una giornata particolare in tutti i sensi. Io l'altro giorno pulivo un po' il giardino e tiravo quelle erbacce, cercavo di togliere quelle erbacce che ci sono vicino ai fiori, vicino alle piante che cerchiamo di far crescere con tanta pazienza, e notavo una piccola cosa, che i fiori hanno delle radici molto forti, mentre le erbacce basta uno strappo vengono via. Ecco, il laboratorio serve a questo, serve a far crescere dei piccoli fiori che hanno sicuramente delle grandi radici, delle forti radici, e le erbacce che gli cresceranno intorno durante il loro percorso non serviranno a nulla, sicuramente non li offuscheranno, sicuramente saranno più forti di queste erbacce. E se anche i fiori li tagli, li regali, puoi sempre odorarli, le erbacce non servono a niente, li puoi buttare, è una cosa che è proprio inutile. Almeno per quanto ci riguarda. Mi piace ricordare oggi un fiore che non c'è più e vorremmo dedicare a lei, che qualche giorno fa ci ha lasciato, è un'amica di tutti quelli di San Giovanni, penso ha cresciuto tanti bambini, non come madre, ma come pediatra. Era un fiore che era utile a tutti noi, era veramente nel sociale, adesso non voglio discutere del suo lavoro, ma nel sociale, nell'amicizia, ci ha dato una grossa mano e l'altro giorno è mancata, è troppo presto per noi, sarà difficile dimenticare, non lo vogliamo assolutamente dimenticare. Noi quel poco che possiamo fare oggi è dedicargli un grosso applauso a Liliana Stabilini. Sicuramente lei ci avrà sentito. Bene, anch'io sono molto emozionato perché lavorare con i ragazzi è molto bello e ci danno, trasmettono delle cose che sicuramente gli adulti hanno dimenticato da tempo e quindi io mi sento, come si dice, premiato da loro. Bene, io smetto qui perché la serata è lunga e poi si devono esibire loro, la serata è dedicata a loro. Voglio solo dare due ringraziamenti perché su voi mi dimentico, voglio ringraziare il Comune di Carbonia nella figura di Loriana Pizzaris, assessore alla cultura, che ci ha regalato questo bellissimo teatro. Voglio ringraziare il Comune di San Giovanni Suergiu che ha patrocinato questo evento finale e quindi il sindaco e tutto l'assessorato alla cultura che ha voluto sposare, ha voluto, come si dice, ringraziarci o renderci onore di quello che abbiamo fatto in quest'anno. Questi sono due ringraziamenti doverosi, poi nella serata ne faremo sicuramente altri. Bene, io adesso lascio il passo perché questo che vedete stasera, tutto questo palcoscenico, lo dobbiamo anche a una maestra che non solo ha sposato il progetto ma ha anche voluto allestire questo palcoscenico. Quindi io invito sul palco Nadia Pische. Buonasera a tutti, benvenuti, sono molto contenta di essere ancora una volta qui con voi. Claudio ha già detto molto di quello che volevo dire io, aggiungo che abbiamo aperto la serata con una canzone scritta e musicata dal maestro Antonello Siddi. Vorrei scrivere, vorrei sapere
per scrivere poesie, mi dimentico puntualmente il titolo, va bene. Ok, allora io direi possiamo congedare Marco, gli facciamo raggiungere un applauso ancora a Marco, a tutti i compagni. Possiamo anche iniziare a parlare. Amore, è tuo. Possiamo anche iniziare, hai già parlato un po' per quanto riguarda il laboratorio di poesia che abbiamo fatto, progetto SEME, abbiamo il piacere di avere qui con noi Diana Battaggia, che è la direttrice, direttore editoriale. Prego, se ci vuoi raggiungere. E poi mi avvicino un pochino, cercherei un professore, non lo vedo. Mario Puddu, eccolo, vieni prof, vieni, facciamo un applauso, ci ha fatto dei regali bellissimi, guadagnami il cielo da mettere a campo. Ecco qua, guarda, qui c'è tutto il tifo, ci ha fatto dei regali bellissimi, a me mi ha fatto anche sudare un bel po', vero Mario, mi ha fatto sudare un bel po', giustamente. Allora, io direi di passare il microfono a Diana, così ci illustra un po' questo che è il progetto SEME. Prego Diana. Grazie. A nome della casa editrice Rieto Colle, dell'editore Michelangelo Camelliti, vi porto ovviamente un abbraccio e un saluto grande a tutti voi, a tutti coloro che hanno preso parte a questo progetto e che hanno quindi dedicato parte della loro sensibilità in un impegno costante. Stasera è una festa, è un momento di comunicazione nella gioia. Noi abbiamo uno slogan che, oltre a essere insieme per diffondere poesia, dice nella gioia ma con rigore. E credo che le insegnanti, i ragazzi, abbiano lavorato proprio all'insegna di questo motto, cioè nella gioia, quindi anche divertendosi. Stamattina abbiamo assistito ad una piccola prova, un'anteprima di quello che forse vedremo nuovamente stasera, relativamente all'impegno dei ragazzini, dei bambini della terza elementare della maestra Nadia, e che ovviamente hanno impegnato la loro creatività in maniera consona alla loro età e quindi divertendosi molto. I ragazzi delle medie credo che abbiano provato un piacere, direi quasi analogo, ma sicuramente hanno investito molto di più della loro interiorità. Io sono convinta che il libro che stasera dà origine a questo spettacolo possa essere un valido strumento ad utilizzo di tutti gli educatori e dei genitori in maniera principale per capire, per comprendere delle evoluzioni appunto emozionali che possano rendere più vicini le generazioni. Quindi grazie poesia per quello che ha potuto far scaturire dall'intimo di questi piccoli e giovani poeti e per quello che ci sta dando oggi, stasera, nel momento della festa, ma noi ci auguriamo anche domani, in quanto proprio il seme, come diceva il botanico Moica, che ci ha tenuto appena adesso una lezione, dice appunto che questo seme veramente possa radicare e possa produrre un germoglio forte e vigoroso. Grazie anche, mi permetto di fare da tramite, grazie anche ad un intervento assolutamente originale ed importante, specialmente per quest'isola, questa terra, che è stato il lavoro grande, impegnativo e generoso, devo dire, per cui io ringrazio il professor Mario Puddu. Questo libro appunto porta una traduzione, più traduzioni, in cui l'anima del poeta e del traduttore e della persona che vive veramente la propria terra si manifesta in un calore e in un afflato unico. Mario Puddu, grazie. Siamo sicuri che questo Dio fonti tutti i poeti, anzi, ma vorrei narrare di Bruso e penso assolutamente di non mi sbagliare. Il spiglio su fronte sa poesia. Grazie.
bambini sono così, penso sia la cosa più bella. Ti lascio il microfono, grazie ancora per questa opportunità. Grazie a voi. Ecco, saremo non tutti, rimango sola, raggiungo la mia postazione.